Cantiere Esselunga scatta il sequestro per abuso edilizio. Elezioni del presidente della provincia Agnese Carletti, il nome della pace nel PD? Vino assegnati 352 ettari destinabili a Rosso di Montalcino Doc. Per lo sport, il basket, la Menzana conquista il primo test della stagione. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG91, abuso edilizio. Questo è il reato ipotizzato dalla Procura di Siena per il cantiere Esselunga in via Massetana. Oggi è scattato il sequestro preventivo. I dettagli nel servizio di Cristian Lamorte. Sequestrato il cantiere del complesso immobiliare a Siena di proprietà di Esselunga S.p.A. con l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva materiale. Proprio mentre i lavori sembravano addirittura d'arrivo e il taglio del nastro del supermercato era atteso per Natale, il nucleo investigativo del gruppo Carabinieri Forestali di Siena e il nucleo di polizia edilizia del Comando di Polizia Municipale di Siena hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, impeditivo e finalizzato alla confisca obbligatoria emesso dal GIP presso il Tribunale di Siena su richiesta della locale procura. Il provvedimento cautelare ha riguardato l'intero complesso immobiliare di proprietà della società Esselunga in fase di realizzazione in strada di Massetana Romana. L'opera, una volta ultimata, avrebbe ospitato spazi ad uso commerciale a media struttura della nota catena di distribuzione, oltre a due sale cinematografiche. Secondo l'ipotesi accusatoria, ha spiegato la procura in una nota, sotto molteplici aspetti, l'attività edilizia in corso integrerebbe il reato di lottizzazione abusiva materiale, stante la realizzazione di una nuova costruzione che determinerebbe un'apprezzabile trasformazione edilizia della zona in contrasto con plurime norme di pianificazione urbanistica ed in assenza di un necessario piano di lottizzazione o altro atto equipollente. Le complesse ed articolate indagini sono scaturite da numerosi esposti ed hanno portato, ad oggi, all'iscrizione di più persone nel registro degli indagati, anche per ulteriori e diverse ipotesi di reato comunque connesse all'intervento edilizio. Il GIP, allo stato attuale, ha ritenuto sussistere i presupposti del provvedimento cautelare in relazione a 5 indagati. Cambiamo argomento e parliamo di emergenza abitativa a Siena, 124.000 euro destinati a 44 richiedenti, osservatorio delle politiche abitative. Illustrato il primo report, tutti i numeri nel servizio di Simona Sassetti. Sono 124.000 euro i fondi finora destinati a 44 richiedenti del bando pilota relativo al contributo straordinario per contratti di locazione con canone concordato. È questo uno dei dati salienti illustrati dall'assessore alle politiche della casa del Comune di Siena, Micaela Papi, nella riunione dell'Osservatorio Territoriale del Mercato Pubblico e Privato delle Locazioni e delle Politiche Abitative del Comune di Siena. In merito al contributo affitti sui canoni di locazione, le richieste nel 2023 sono state 389, di cui 340. 45 ammesse, con un ISEE medio di 6.040 euro. Si denota un progressivo aumento del numero delle istanze nel corso degli ultimi anni. Nel 2020 erano state 267. Da sottolineare inoltre che il Fondo Statale per il Sostegno alla Locazione nel 2023 non è stato rifinanziato dal Governo Nazionale, quindi al momento le risorse del bando provengono quasi totalmente dal bilancio comunale. Nel 2024 i fondi reperiti nel bilancio comunale ammontano a 290.000 euro. Per quanto riguarda invece l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per il bando 2024, scaduto lo scorso 23 maggio, sono pervenute 453 richieste con ISEE medio di 8.940 euro. La graduatoria provvisoria delle domande ammesse sarà pubblicata al termine dell'istruttoria, mentre quella definitiva verrà emessa a dicembre 2024. Anche in questo caso il trend è in decisa crescita rispetto alle 378 istanze del 2020. In merito infine alla consistenza del patrimonio ERP, al 30 giugno 2024 sono 1.038 gli alloggi disponibili nel territorio comunale di Siena, di cui 155 nel centro storico e 883 in periferia. Di questi 142 sono attualmente indisponibili poiché necessitano di riqualificazione. A tal proposito, in collaborazione con l'ente gestore Siena Casa, l'amministrazione comunale ha impresso una decisa accelerata alle ristrutturazioni, così da consentire la consegna di 40 alloggi entro il 31 dicembre 2024. Ulteriori 10 alloggi saranno poi riqualificati direttamente dal comune. Abbiamo messo in campo una serie di misure simultanee che affrontano la problematica abitativa, spiega l'assessore Michela Papi.
La priorità è velocizzare gli interventi di ristrutturazione per rendere assegnabili gli alloggi che al momento non sono assegnabili perché devono essere ristrutturati. L'aumento inoltre dell'offerta di abitazioni di proprietà del Comune per le famiglie in difficoltà economiche rappresenta un altro asse strategico e prioritario nelle politiche comunali di contrasto alla povertà e agli effetti perduranti della crisi economica. Per questo nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato l'atto di indirizzo relativo alla realizzazione di 24 nuovi alloggi ERPA a San Miniato in via Pietro Nenni. Stiamo valutando di destinare alcune abitazioni di proprietà comunale non facenti parte del patrimonio ERP alla funzione di alloggi volano, e cioè destinati a bisogni urgenti di persone che per motivi improvvisi si trovino o sono in procinto di trovarsi prive di abitazioni di residenza. Siamo dunque attivi su più fronti, afferma, e le riunioni dell'osservatorio favoriscono un percorso condiviso. Tra poche ore si riunirà la direzione provinciale del Partito Democratico per sciogliere il nodo sul nome da candidare per ricoprire il ruolo di presidente della provincia di Siena. Tutt'altro che clima sereno quello all'interno dei Dem, che potrebbero trovare la quadra definitiva con Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni. Lorenzo Agnelli. Si era messa a disposizione dal primo momento Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, per ricoprire la carica di presidente della provincia di Siena e quindi per candidarsi alla guida del centro-sinistra alle imminenti elezioni provinciali di fine settembre. E probabilmente sarà il suo il nome unitario che uscirà dalla direzione provinciale del Partito Democratico di questa sera al Circolo Arci di Sant'Andrea. Un nome che arriva però dopo settimane di confronti anche tesi tra sindaci e segretaria provinciale del PD. Ad essere particolarmente criticato è il metodo scelto da parte dei vertici provinciali PD, e cioè quello di imporre dall'alto un nome espressione della corrente Schlein, tra i tanti sindaci senesi invece vicini alla linea Bonaccini. Da qui le alzate di toni di molti sindaci, tra cui Alessandro Starnini, Gabriele Berni, Giacomo Grazzi e non solo. Un clima teso tra i Dem, ma che questa sera dovrebbe ritrovare il sereno sul nome unitario o quasi di Agnese Carletti. Dall'altra parte, a sfidare il centro-sinistra, che comunque attende un confronto con gli alleati di Italia Viva, Azione e Movimento 5 Stelle, sarà Alessio Serragli, sindaco di Monticiano, candidato e sostenuto dal centrodestra unito. Saranno probabilmente della partita all'interno della lista di aspiranti consiglieri per il centrodestra Gianfranco Maccarone e Mattia Savelli, esponenti di Fratelli d'Italia e candidati sindaco sconfitti a Montepulciano e Sinalunga. Ma per conoscere tutti i nomi che verranno presentati bisognerà attendere fino a lunedì prossimo alle ore 12, termine ultimo per il deposito delle candidature con le firme. Interessante sarà capire chi sceglieranno di votare i civici sparsi in tutta la provincia, a partire da quelli di Colle di Valdelsa, che governano la città proprio contro il PD, ma che hanno al proprio interno rappresentanti di Italia Viva, Azione e Movimento 5 Stelle. Per cui non è neanche da escludere un voto differente tra le varie anime della maggioranza colligiana. Mentre più chiara la posizione dei civici a Piancastagnaio e a Pienza, che rispettivamente dovrebbero scegliere da una parte il centrodestra e dall'altra il centrosinistra per vicinanza politica ai due schieramenti. Tutto comunque sarà chiaro tra poco meno di un mese, domenica 29 settembre, quando saranno chiamati ad esprimersi 35 sindaci e 428 consiglieri comunali della provincia di Siena durante la giornata di Election Day. Una data importante quella del 4 settembre, perché Siena vinse la famosa battaglia di Monteaperti contro i Guelfi fiorentini. Questa sera alle 22.30 la consueta fiaccolata fino al cippo con i gonfaloni del comune e del magistrato delle contrade. Viola Carignani. Era il 4 settembre del 1260 quando Guelfi fiorentini e ghibellini senesi si scontrarono in una dura battaglia alle porte di Siena a Monteaperti, in quello che oggi è il territorio del comune di Castelnuovo e Ardenga. I senesi furono affiancati in questa storica battaglia dai cavalieri mandati da Manfredi, figlio di secondo letto di Federico II di Svevia e imperatore in pectore della casa Sveva, e poi gli esuli ghibellini di Firenze, capeggiati da Farinata degli Uberti. Tanti i morti in quella storica battaglia vinta dai senesi, tanto che Dante, nella sua Divina Commedia, parla dell'Arbia, il fiume che scorre in quella terra, colorata di rosso del sangue del nemico. Siena nel 1200 godeva di grande prosperità. La posizione strategica sulla via Francigena aveva reso Siena una città ricca e importante, una posizione che non piaceva ai banchieri e ai mercanti fiorentini.
Come ogni anno, questa data viene ricordata con una serie di celebrazioni e con la festa Montaperti tra passato e presente. Come ogni anno il 4 settembre, la leggendaria battaglia torna a vivere sul famoso cippo, con la scena in battaglia, la suggestiva fiaccolata che sfilerà nell'antico granaio di Montaperti alla presenza dei gonfaloni del comune di Castelnuovo Berardenga, del comune di Siena e del magistrato delle contrade che è il proprietario del cippo. Dalla regione toscana un provvedimento atteso dal consorzio del Brunello di Montalcino. Via libera a 352 nuovi ettari destinabili al rosso DOC. Cristian Lamorte. La regione toscana ha concluso le fasi che hanno portato all'assegnazione a 271 aziende toscane di un totale di 352 ettari di superficie da poter destinare alla DOC Rosso di Montalcino. Si tratta di un atteso provvedimento adottato dagli uffici regionali dopo che il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, che ha competenza anche su questa denominazione, ad aprile di quest'anno ha presentato alla Regione Toscana una proposta di allargamento di nuova superficie rivendicabile da destinare alla denominazione Rosso di Montalcino, in aggiunta a quella attualmente esistente pari a 526 ettari e dopo che nel 1999 ne furono assegnati 150 e che nel 2007 la provincia di Siena ne assegnò altri 300. Un atto importante di pianificazione produttiva, ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ben si inserisce nell'alveo tracciato del testo unico del vino e su cui la Regione Toscana si è posta fin dal 1997 come antesignana nel panorama nazionale. Consente ai produttori stessi di proporre una vera e propria pianificazione della produzione territoriale di qualità, di concerto con la Regione, sempre con l'obiettivo di mantenere un equilibrio di mercato. Una trovata ludica e gustosa e che probabilmente avrà anche un ritorno commerciale. Cassole d'Elsa ha infatti creato Ostinato, questo è il nome del cocktail ufficiale del paese. L'intervista al sindaco Andrea Pieragnoli. Vin santo dolce, vermouth, gin al pepe nero e Campari infuso con i fichi freschi. Questi sono gli ingredienti di Ostinato, il nuovo cocktail ufficiale del territorio di Cassole d'Elsa. Nato nella prima rassegna dedicata ai drinks di Cassole, un evento speciale organizzato da Comune Proloco Confesercenti Siena, Taberna Chianti Geografico, Mito Eventi, Cristalleria RCR, Martinelli Bartender Academy, un evento che ha regalato un nuovo prodotto tipico per il borgo casolese, ne parla il sindaco Pieragnoli. Ancora una volta la Soledezza ci sorprende con uno dei suoi eventi occasionali, con una partecipazione veramente inaspettata di tanta gente da tutto il territorio della Valdelsa. Ed è stato un bel evento, un evento divertente dove la gente si è divertita, e con l'occasione abbiamo questa volta eletto il primo cocktail a Cassole d'Elsa, il primo cocktail che è stato giudicato da una giuria veramente competente, e ringrazio chiaramente Tono Lettieri, ringrazio l'RCR che è stato il principale sponsor di questa manifestazione e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questa bella festa. Non solo Boomer Fest, il festival che tra gli altri ospiterà Alberto Camerini e Johnson De Righeira da domani a Colle Valdelsa. Sabato 7 settembre, infatti, l'intrattenimento nella città valdelsana proporrà la Notte Gialla, evento ormai consolidato che richiama un grande pubblico. In queste sere le cose da fare a Colle Valdelsa non mancano. Il Boomer Fest, festival musicale, inizia domani e finisce domenica 8 settembre. Tra i vari ospiti segnaliamo la presenza di artisti musicali noti a livello nazionale, come Alberto Camerini, Johnson De Righeira, Joy Kitty Conti. Ma non è finita qui, perché sabato 7 settembre va in scena la consueta Notte Gialla, che da quasi un decennio è uno degli eventi in assoluto più frequentati della Valdelsa. Anche questa ottava edizione sarà piena di sorprese. La manifestazione è accessibile a tutte le età e sarà piena di attività che comprendono arte, musica, sport, spettacoli di strada, eventi culturali e molto altro ancora.
L'ospite speciale per l'edizione del 2024 sarà il comico milanese Leonardo Manera, una delle figure storiche del programma televisivo Zelig, con il suo spettacolo dal nome sincero. Fin dal pomeriggio Colle si colorerà di giallo e con la collaborazione di associazioni locali, attività commerciali, istituzioni ed enti partirà tutta una serie di iniziative che costituiscono questa bella giornata di festa per tutta la città. Ancora Colle Valdelsa, perché tra pochi minuti in piazza Unità dei Popoli verranno presentate le varie squadre sportive della città che si apprestano a iniziare i propri campionati. Un evento voluto dal neo assessore allo sport Valerio Peruzzi al fine di valorizzare nell'insieme il variegato mondo sportivo colligiano. Una serata dedicata all'orgoglio sportivo della città dal titolo Orgoglio Colle Sportiva in piazza Unità dei Popoli. Da un'idea del neo assessore allo sport Valerio Peruzzi, le associazioni sportive che si apprestano ad iniziare la propria stagione si presentano insieme alla città, rafforzando l'unione di intenti e il senso di appartenenza. Fin dal mio insediamento, sottolinea Valerio Peruzzi, volevo realizzare un appuntamento in città attraverso il quale tutta la cittadinanza potesse entrare in contatto con il nostro mondo sportivo, fatto di tantissime associazioni e società. Sarà un bel momento per conoscere quel variegato mondo che trova collocazione in tutte le strutture sportive del nostro comune. A Colle abbiamo un'offerta sportiva tra le più vaste per tipologie di discipline di tutta la provincia ed era giusto valorizzare questo bellissimo mondo fatto di atleti e in cui operano tantissimi volontari che ne sono il cuore pulsante, ha concluso l'assessore. Al via questa sera la 28esima edizione del Live Rock Festival di Acquaviva di Montepulciano, con tanti artisti del panorama nazionale e internazionale, oltre ad alcune novità. Simone Gianni. Tutto pronto per la 28esima edizione del Live Rock Festival, che fino a domenica 8 settembre porterà ai giardini ex Fierali di Acquaviva alcuni nomi tra i più importanti del panorama artistico nazionale ed internazionale, come Chiello, Appino, Curtis Harding e i Babali. Una proposta musicale e un festival che ormai si attestano nel panorama nazionale dopo 28 anni dall'edizione, dalla prima edizione. Quest'anno abbiamo, appunto, come ogni anno, stiamo lavorando per rinnovare anche quella che è la proposta artistica e portare dei nuovi generi artistici e musicali, anche per venire incontro alle nuove esigenze e alle esigenze musicali e artistiche delle nuove generazioni. Quindi quest'anno è stato fatto un grande lavoro dalla nostra direzione artistica, che è formata da ragazzi e ragazze di ogni età, che hanno incentrato il lavoro portando più e molteplici, appunto, stili musicali e non solo, perché quest'anno per la prima volta, appunto, sul palco del Live Rock Festival ci sarà anche uno spettacolo di stand-up comedy con un artista molto affermato del panorama musicale, che è Gammon, e che appunto accompagnerà la serata di domenica. Un appuntamento particolare sarà quello di sabato, con una giornata dedicata alla musica elettronica e non solo. Abbiamo deciso di chiamare quella serata Pianeta Elettronica, appunto per andare a definire in maniera netta quella che è il genere musicale predominante di quella serata. Sabato rappresenta veramente una novità nel panorama un po' dei festival locali, nazionali, ma anche e soprattutto nella programmazione lineare e storica del Live Rock Festival. Una serata incentrata sulla musica elettronica, con 7 artisti che si avvicinderanno a partire dalle 18 fino alle 2, con musica prevalentemente elettronica, però abbiamo inserito all'interno di quel contesto anche 2 artisti di musica live per cercare di comunque dare linearità e anche avvicinare questo genere musicale a quella che sono le corde del Live Rock Festival. Adesso la pagina sportiva. Arriva la prima vittoria per la Menzana contro Valdelsa Basket. Finisce 80-64. Buone le indicazioni dal test, come ha affermato il coach Paolo Betti. Siamo evidentemente all'inizio, evidentemente anche all'indietro come costruzione di un po' di tutto. Prendiamola per quello che è, per la prima partita. Abbiamo fatto per larghi tratti sinceramente molta fatica, però insomma abbiamo lavorato quasi tutti i giorni, sia dal punto di vista fisico. Penso abbiamo fatto circa 15-20 minuti di 5 contro 5, questo si è visto. Però è importante
mettere un pochino di idea dentro, si è visto un po' sulla scassa. È un altro test per mettere un altro mattoncino e fare un altro passo in avanti contro una squadra che è abituata da anni alla Serie B, che già sappiamo che ha un buon ritmo. Noi niente, dobbiamo lavorare, si è visto, ripeto, stasera c'è da lavorare tanto per sia nei giochi d'attacco, sia in difesa, sia per conoscerci meglio, perché oggettivamente ci sono diversi giocatori nuovi. C'erano Cuscini e Iozzi dall'altra parte, e dall'altro per alcuni momenti che hanno fatto. Sì, ho fatto piacere rincontrarli dopo un anno come l'anno scorso, due ragazzi splendidi, e quindi è stato un piacere rivederli. E continua il periodo di preparazione per la Emma Villas Siena in vista delle prime amichevoli prestagionali. Stefano Trillini, una delle riconferme dello scorso anno, presenta la sua seconda stagione in bianco-blu. Lorenzo Agnelli. Sta ormai entrando nel vivo il precampionato della Emma Villas Siena dopo quasi 3 settimane di intenso lavoro. I ragazzi di coach Graziosi sosterranno a partire dalla prossima settimana i primi allenamenti congiunti con un gruppo ormai riunito già dal raduno di Cascia in Umbria, che si sta conoscendo e sta continuando la propria preparazione al Pala Orlandi e nella sala pesi del Palaestra. A valutare positivamente questi primi giorni a Stefano Trillini, il centrale marchigiano al suo secondo anno in bianco-blu, che lo scorso anno ha dimostrato di essere un grande atleta pronto per il salto di qualità. All'inizio sempre molto molto entusiasmo, molta voglia di lavorare, di rimetterci in forma per l'inizio del campionato e iniziare nel miglior modo possibile. Poi diciamo i primi giorni si fanno nuove conoscenze con i nuovi compagni di squadra e devo dire che per ora abbiamo un bel gruppo, anche se ci conosciamo da poco, ma abbiamo passato diciamo una settimana insieme, ci siamo conosciuti e è bello, sembra un bel gruppo fatto di brave persone. Gli obiettivi sono ancora lontani e da costruire senza pressioni, sono da fissare giorno dopo giorno con al centro i playoff e tentare di arrivare in fondo a tutte le competizioni. Come obiettivo sicuramente quello di far bene, sicuramente centrare i playoff e poi sappiamo che è un terno al lotto, quindi sicuramente proveremo ad arrivare in fondo a tutte le competizioni, poi vedremo, ancora molto presto per parlarne. Invece personalmente devo dire che un obiettivo è quello di dare la mano migliore alla squadra e migliorarmi personalmente, perché anche se ormai gli anni passano, però si cerca sempre di anno in anno di migliorare e appunto far bene. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e poi alla nostra consueta programmazione. Veramente tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.